Ciao, benvenuto a questo nuovo audio video. Bene, qui ti parlo del concetto molto interessante del maestro online, della possibilità veramente che oggi hai di imparare tantissimo avendo un maestro sempre lì, presente quando ne hai bisogno. È la bellezza del mondo online. E certo, non è la stessa cosa che averlo dal vivo il maestro, ma è meglio da un certo punto di vista perché tu hai davanti sempre la versione migliore di questo maestro, quella che ti immagini, quella che tu credi che sia, tipo in dinamiche sociali, in musica, tipo i video che ti faccio, gli audio video che ti mostro, gli articoli, tutte queste cose servono ad esempio e altri video che fanno altra gente per aiutarti veramente a migliorare nelle tue composizioni, a diventare un compositore migliore. Sono tantissimi video, tantissima informazione oggi. Cioè, ad esempio, io imparare a cantare, per fare un esempio, imparo un po' io, un po' metto in pratica le cose che imparo, le cose che leggo, i libri, ma soprattutto gli audio e i tutorial, perché i tutorial mostrano l'esperienza pratica. La persona ti fa vedere dal vivo in un video, che dice sì, il video è freddo, non c'è anima, ok, però comunque io vedo come si fa una cosa. Ad esempio, vedo, tasto, vedo proprio come si fanno le note alte, e lo capisco perché lo vedo e lo sento. Non solo c'è scritto nel libro devi alzare la nota così, fare la voce di testa si fa in questo modo, no, lo imparo perché lo sperimento sentendo come si fa. E oggi ho capito la differenza tra falsetto e la voce di testa. Non l'avevo mai capita questa cosa, perché ad esempio la voce di testa la confondevo con la voce, con quella che si chiama, non mi viene neanche il nome. Praticamente equilibrio tra voce di petto e voce di testa. È appunto una voce in mezzo che praticamente io tiro la voce di petto usando anche un po' di voce di testa, cioè usando anche la cassa toracica, il diaframma e la testa anche. Però quella non è voce di testa. Voce di testa è tipo c'è l'in-time, le note altissime che fa potenza. Quello che io credevo falsetto non è falsetto. La differenza è che tu suoni esattamente le stesse note, quindi le note sia a voce di testa che in falsetto sono le stesse, è lo stesso range. La differenza è che il falsetto non usi la potenza, non stai realmente utilizzando la testa come cassa di amplificazione, mentre invece nella voce di testa lo fai. Tire Rob Halford, per farti l'esempio massimo proprio. Rob Halford è il classico esempio voce di testa, che tutti credono sia falsetto, ma non lo è voce di testa pura. Falsetto è piano e leggero, vabbè, questo era un esempio per farti capire che ho imparato questa cosa grazie ai tutorial, ai video. Prima non avrei, ma neanche sapevo usare la voce di testa. Cantavo così, tiravo le corde e mi facevo un male terribile, cane, infatti. Allora, il discorso proprio perché ho visto un articolo che parlava di dinamiche sociali di questi maestri online, dove ti mette articoli sul cellulare, con l'Apple, applicazioni. Effettivamente è interessante perché ti possono veramente aiutare oggi con internet, veramente con l'online, puoi veramente ottenere risultati incredibili, mettere in pratica consigli straordinari, capire cosa ti funziona, cosa no. Era una riflessione per dire veramente che ci sono possibilità incredibili. Non si tratta di passività, si tratta di essere attivi, di non doverti iscrivere chissà dei corsi. Vai lì, vedi dei tutorial su YouTube gratuiti, paghi la connessione ma non paghi nient'altro e ti vedi veramente il 90%, ti vedi quello che vuoi, qualsiasi tipo di video. Io guardavo ieri sui capelli, come il tagliare i capelli a casa. Cioè, io da bambino avevo sempre sognato dei video così che mi dicevano come tagliare i capelli. Mi ricordo che da bambino mi piaceva farlo da solo, perché non mi è mai piaciuto andare al parrucchiere, volevo farlo io e facevo dei buchi in testa. Poi vedendo i video ho capito come si fa. Ho imparato a capire le tecniche, le cose, stile chitarristico, vedendo su YouTube, vedendo i video, leggendo. Così è il bello. Io ho tutto quel materiale che ti posto ora, tutte le mie idee, nascono da idee di altri che ho imparato da altra gente, applicate alla mia percezione della vita. Si tratta di conoscimento più la percezione. La percezione è la tua, ovviamente. Ciao, passione.